Eccoci Orazio, Sì. raccontami cosa è successo allora a Stoccolma. Guardi, a Stoccolma è successo, beh, un bel disastro. Io mi trovo qui a Stoccolma perché sono andato a trovare mio figlio che studia all'università, fa l'Erasmus. E oggi, beh, siamo andati a visitare Palazzo Reale, le viette di vicino anche. Verso le 12:30, alla 1 noi ci siamo allontanati da quel, proprio lì vicino dal posto dove è successo l'attentato e siamo andati 700-800 metri di distanza a mangiare qualcosina. E noi non ci siamo accorti subito che perché essendo via 700-800 metri, ma abbiamo visto un movimento di carabinieri, polizia e ambulanze, un elicottero e dei vigili del fuoco, tantissimi. E noi non sapevamo cosa era successo, ci stavamo avviando a vedere se. Pensavamo che fosse accaduto qualche incidente, invece una signora ci ferma e ci dice: no, non andate da quelle parti lì, da quelle parti lì perché c'è stato un attentato, tutta spaventata la bambi con bambine che correvano. Vedevamo gente correre, ma noi da quelle parti lì avevamo lasciato anche le valigie in stazione, sai, in quei depositi e volevamo andare a recuperare le valigie. Mentre andavamo, a un certo momento abbiamo sentito degli spari e la gente che correva e ci siamo messi a correre anche noi, insieme a loro, tutti. E dopo tutta la zona è tutta bloccata, hanno bloccato. La polizia ha fatto una cosa eccezionale, cioè nel senso che ha recintato tutta l'area, ha bloccato tutto. Si è riusciti ad arrivare vicino, le valigie non si è riusciti a recuperarle perché era tutto chiuso, non ci facevano entrare in stazione, non funzionavano la metropolitana, I mezzi pubblici, treni, pullman, nessuno funzionava niente. Noi per raggiungere l'albergo abbiamo camminato per 5 km ed era tutto lo spavento, un viavai di polizia, una cosa, fino alle ore di quasi le ore 20, e alle 20 abbiamo visto che ha iniziato a riprendere la polizia. Da lì abbiamo saputo che c'erano stati dei feriti, prima dicevano un morto, una cosa, dopo più ci avvicinavamo sul posto, perché sai come è giusto, si tentava di recuperare le nostre valigie che avevamo depositato in stazione, non si è riusciti e da lì abbiamo saputo che c'erano 3 morti e parecchi feriti, ecco, e che è successo anche delle sparatorie. Cosa ti devo dire? Non lo auguro a nessuno. Io può succedere a chiunque di noi che cammina una cosa e ti dico, mi sono trovato in mezzo, non lo sappiamo neanche noi. Guarda, è stata una fortuna che mi hanno deciso di andare a mangiare via da lì. Perché se no non dico che eravamo in quella stessa via, ma eravamo lì proprio lì a fianco, ecco. Ma quelli del posto come Tutto. commentano questo Dimmi. episodio? Non ho capito. Quelli del posto come commentano questo episodio? Ma niente, la gente è spaventata, occupata, fiducia nella cosa, sì, hanno detto, tanti pensavano che fosse. Allora, la cosa è successo che non è che c'è stato un camion che è entrato dentro come è stato a Nizza o in altri posti. Qui è successo che un camion è stato preso a un signore che consegnava la merce, perché è la pedonale, puoi fare soltanto chi deve fare delle consegne. Allora, questo camion doveva fare delle consegne, non so se era un supermercato o un negozio lì vicino, che deve, beh, così dicono, io non l'ho visto perché eravamo lontani, dicono che è salito tu, questo qui è salito sul camion, gli ha preso il camion e si è messo, ha fatto un 500-600 metri via. Non che, diciamo, sono venuti con un camion apposta per entrare dentro. Il camion,
il camion di un signore dopo consegnare della merce. Si vede che l'ha lasciato lì momentaneamente, qualcuno è entrato su, preso e si è messo a percorrere 500, 600, 600 metri in quella via, perché solo è una via, diciamo, non al traffico. Ho capito. Ma la popolazione si aspettava un attentato, avevano paura, cosa si dice? Guarda, io tipo non ho parlato perché la gente è spaventatissima, non è che sta. Erano spaventati, dobbiamo, non so, anch'io sono spaventato adesso. Non so, cioè, mi dispiace, cioè, possono e potevano colpire chiunque di noi in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. Non si vive più. E questo sicuramente, perché se hanno curato sicuramente la persona autista, e quindi quando lui ha lasciato il mezzo sono saliti e hanno usato il mezzo per fare tutti Sì, questi morti. adesso dirti i spari, allora si sono sentiti, cioè, a noi, allora, si sono sentiti in diversi punti. Adesso a dirti, perché dopo lì non è entrato più nessuno, perché c'era un fuggi, noi eravamo nelle due vie principali, c'era un fuggi. Io è la prima volta che mi capita un'occasione, neanche allo stadio, sai quando ci sono le cacche che scappi via, e poi un altro, ho provato una cosa del genere. Ero io con i miei cognati e mio figlio, che eravamo veramente, eravamo spaventati, non sapeva dove correre, ecco. Ma lì di Perché solito le forze dell'ordine sono efficienti. Io ti dico che sono state efficientissime, non efficienti, hanno bloccato tutta la città, tutta. Dico che noi ancora non abbiamo ripreso le valigie, ci sono i treppiedi perché avevamo l'albergo a 5 km, non c'è pullman, tutto bloccato, tutto bloccato, tutto bloccato. Giravano tantissime macchine della polizia, tantissime. E dopo hanno circondato il Palazzo Reale, la villa e tutto, non si poteva più accedere. Noi passavamo, ti dico, non si poteva accedere. Spero che domani possa andare a ritirarmi le chiavi, ecco, perché ancora sono lì chiusi. Va bene, ti No, sono ringraziamo. stati, no, sono stati, dopo se riesco ti mando qualche fotografia, ma di quelle che, perché non riuscivamo neanche a farle per lo spavento, non si facevano, hai capito? Certo. Cioè, si è pensato solo onestamente quando sempre ti arriva il gruppo di persone che ti arriva incontro correndo, tu ti giri, corri anche tu, hai capito? In quel momento, guardano, secondo me non capisci più niente. E certo, Non meno capisci male. Va bene, ti lascio, Razzo, che immagino la giornata è stata molto caro, ciao. No, pesante. perché adesso è facile parlare di cose, ma No, essere sul oggi, cioè, posto è un'altra facile, cosa. neanche adesso è facile raccontare, ma Certo. è difficilissimo trovarsi in mezzo, perché io guardavo mia moglie era preoccupata perché vedeva una bambina che piangeva con la mamma, e nello stesso tempo gli dicevano che c'era qualcuno che era morto, hai capito? Cioè, proprio non è bello, guarda, non è bello. Tutta la gente spaventata era spaventata. Sì, questo sì, è vero. Ma Va buono. bene, grazie Orazio, Cosa buonanotte. faccio? Ti mando qualcosa?